Al salvapiana di Campobasso i lupi scendono in campo per affrontare l'ostacolo tolentino nella partita valevole per la 29esima giornata del campionato dilettanti. Mister Cudini deve fare ancora una volta a meno dell'indisponibile Esposito e quindi si affida a Di Domenico Antonio, che va così a formare il tridente offensivo insieme ai compagni di reparto Cogliati e Vitali. Alle spalle della triade nessun cambio rispetto alla formazione classica. Chiavi del centrocampo affidate a Candellori, Bontà e Dalmazzi, quelle della difesa a Fabriani, Van Zan, Ladu e Menna, tra i pali il solito Raccichini. Come da tradizione, quando si gioca in casa, la prima occasione interessante è proprio appannaggio del Campobasso, complice una progressione che consente a Di Domenico Antonio di provare un tiro da posizione defilata che si staglia al lato del secondo palo. Al 17esimo ci prova anche Ladu dai 30 metri, il suo tentativo però finisce troppo alto e si spegne sul fondo. I molisani le provano tutte per bucare la partita. La caparbietà è dimostrata dalle occasioni in rapida successione che interessano prima Cogliati e poi Van Zan. Entrambi i tentativi purtroppo per loro si traducono in un nulla di fatto. Al 27esimo gli ospiti guadagnano un calcio di punizione da posizione interessante che Conti trasforma in un tiro che impegna Raccichini costretto a ributtare in angolo con le mani. Il calcio d'angolo conquistato dal Tolentino si trasforma in occasionissima quando Strano intercetta di testa un buon pallone in aria e prova a scaricare in porta, il pallone però finisce di poco al lato. A 5 minuti dalla fine ancora Lupi con Bontà che prova la conclusione dalla distanza. Il tiro viene aggiustato dall'intervento fortuito di Cogliati che insacca il pallone in rete, ma per il fischietto vogliacco di Bari si tratta di fuorigioco. Quando siamo al 42esimo cambio di fronte in favore del Tolentino, pericoloso con Tortelli che da solo in aria ci prova di testa, il pallone fa la barba al palo. Nemmeno un giro di lancetta ed ancora una volta Ladu a provare l'arrembaggio, ma la sua conclusione viene deviata agilmente. La partita riprende ed il Campobasso si lancia subito in avanti guadagnando un corner battuto da Di Domenico Antonio che appoggia in favore della testa di Menna, ma ad essere decisivo è l'intervento di Dalmazzi che sblocca il risultato. Al 15esimo della seconda frazione di gioco, dopo una fase molto attendista, i lupi trovano la strada del raddoppio grazie a Di Domenico Antonio, che da posizione defilata al di fuori dell'area di rigore prova un tiro cross che si insacca sotto il 7. Quando il doppio vantaggio rosso-blu sembrava aver messo in cassaforte la partita, il Tolentino riapre i giochi trovando la rete con un contropiede di Padovani che serve Capezzani, a cui non resta far altro che freddare Raccichini. Al 37esimo Van Zan apre in favore di Candellori che intercetta in aria e crossa al centro. Rossetti arriva prima di tutti e insacca il pallone in rete, ma anche questa volta per l'arbitro si tratta di fuorigioco. Ma la rivalsa per i lupi arriva pochi minuti più tardi quando Tenkoran in contropiede intercetta di testa il tocco di Vitali, si porta in avanti il pallone e a tu per tu con Governali freddo porta a casa il 3-1. Il secondo tempo però ha ancora qualcosa da raccontare perché inaspettatamente il Tolentino è pronto ad impensierire ancora una volta i padroni di casa. Lo fa con Tortelli che su uno sviluppo firma il 3-2 e riapre di nuovo la partita. Adesso il Campobasso deve soffrire perché i minuti di recupero sono 6. Nel finale di partita gli animi si scaldano, il direttore di gara manda negli spogliatoi in rapida successione prima Cudini e poi il vice allenatore Antoniozzi. Tenkorak ci prova con caparbietà a cercare il secondo gol personale quando siamo ormai allo scadere dei minuti di recupero con il pallone che sfiora il palo, ma non importa perché l'arbitro fischia la fine della partita. Il Campobasso vince una gara al Cardiopalma e complice il pareggio del Notaresco col Cinzia Albalonga vola a più 5 con una partita in più da dover recuperare.